Ciao, sono Anthony, il personal trainer online. Oggi andiamo a parlare di un argomento che mi sta molto a cuore, cioè le frasi giudicanti. Cosa sono? Ti faccio un piccolo esempio. Proprio qualche giorno fa su Instagram una ragazza mi ha scritto e mi ha detto: guarda Anthony, che una persona molto vicino a me mi ha detto questa frase, mi ha detto: io, te sei malata, io sono malata di allenamento, io sono malata di dieta, e ci sono rimasta molto male. Come le devo rispondere in questi casi? È successo molto spesso anche a me, anni addietro, ma quando impari a rispondere in un certo modo, quando impari a recepire quella frase come la verità che nasconde, allora le cose cambiano. Se sei qui che mi stai seguendo e stai ascoltando e vedendo questo video, vuol dire che anche tu ci tieni al corpo, ci tieni al fisico, ci tieni a stare in forma, ci tieni a mangiare bene e a vivere in salute. Questo non vuol dire essere ossessionati, questo vuol dire soltanto tenere al proprio corpo. E ho estrapolato, diciamo, un tot di frasi che spesso le persone cosiddette giudicanti ci dicono o ti dicono. Sono le frasi che, diciamo, le persone mi scrivono che si sentono dire di più. E partiamo dalla prima, poi ti darò, prima esaminiamo un attimo che cosa vuol dire in realtà la frase e poi andiamo a capire anche come rispondere a queste persone. È chiaro che quando è che rispondi a queste persone? Quando proprio non ne puoi più. Se puoi, cerca proprio di non rispondere, perché, come ti ho detto in un altro video, esistono due tipologie di persone. Dalla mia esperienza ho capito che esistono proprio queste due tipologie di persone: chi si vuole tenere in forma e chi invece non gliene frega niente. Quindi è inutile parlare di certe cose, nel senso che è chiaro che, come dico sempre, ognuno ha i propri pregi e i propri difetti, però per quanto riguarda proprio l'attività fisica, lo star bene, il movimento, l'allenarsi, il mangiare sano, ci sono veramente proprio due tipologie di persone: chi si vuole tenere in forma e chi invece non gliene frega niente. Poi magari ti vuoi tenere in forma in modo, cioè, non eccessivo, ok, comunque stai dalla parte di chi si vuole tenere in forma, ma ci sono veramente persone che proprio non gliene frega niente, e quindi sono queste le persone che poi sparano quelle frasi giudicanti. La prima frase che ci troviamo spesso ad affrontare è questa: ma che paranoia ti fai? Mangia come tutti. Che cosa vuol dire questa frase? E molto spesso queste sono frasi che ci vengono dette a volte anche proprio dai genitori, dalle persone che ci stanno più vicino. Questo che cosa vuol dire? La frase chiaramente non è che tende a dirti che non sei fatta o non sei fatto bene. La frase tende a dirti che probabilmente tu non stai mangiando come quella persona. Quella persona non riesce a capire esattamente che cosa stai facendo, quindi la mette in uno stato di paura, diciamo, nei tuoi confronti. Spesso vuole anche significare che quella persona vorrebbe mangiare bene come te, vorrebbe seguire un certo tipo di alimentazione, vorrebbe anche magari perdere dei chili, ma non è abbastanza disciplinata per riuscirci. E quindi che paranoia ti fai? Mangia come tutti. In questo modo quella persona si sente anche più tranquilla, perché dice: vabbè, lei o lui che è fissata mangia come me, sono più tranquillo, non me ne frega niente. In realtà è perché quella persona si vuole autogiustificare. E quindi come rispondi a una frase giudicante di questo genere? Ma io mangio come tutti, soltanto che cerco di scegliere sempre le cose migliori. Finish. Perché? Perché ci tengo la salute, ci tengo a stare bene e mi impegno tanto per essere in forma. E lì è chiusa la conversazione. Andiamo a vedere un'altra frase giudicante. Questa è bellissima, che è quella poi tra l'altro di cui abbiamo parlato su Instagram qualche giorno fa. Questa ragazza si è sentita dire: sei malata. Dalla dieta, dall'allenamento, si è fissata praticamente. Sei malata. Quando uno ti dice sei malata, cioè già lì ci rimani poco bene, no? Infatti questa ragazza non è che ci sia rimasta proprio bene bene bene. Però sei malata, che cosa vuol dire? Che cosa ti sta dicendo quella persona? Ti sta dicendo: vorrei essere io così in forma, vorrei io essere così disciplinata, ma non ce la faccio. Ma vedo in te una persona molto disciplinata, molto sul pezzo, e io non ce la farò mai essere così. Quindi per me essere come sei te non è normale, quindi tu sei malata. E no. Quando una persona dice sei malata dalla dieta e dall'allenamento,
magari proprio quella persona che ne so, vedi in te che fai la dieta, che vuoi dimagrire, quella persona magari è già magra, quindi non tende a non ingrassare, però magari non si allena, non fa niente. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha un corpo che è un po' morbido, un po' flaccido, chiamiamolo come deve essere, ok? Quindi una persona così, che ha la fortuna di non ingrassare magari come qualcun altro, ti vede e dice, ah, sei malata, ma in realtà non sei malata. In realtà quella persona ti sta dicendo, io sono magra lo stesso senza fare niente. Però è anche vero che quella persona non ha la tua tonicità muscolare, non ha la tua disciplina, perché non vedere la disciplina soltanto come disciplina nella dieta o nell'allenamento. Quello che fai mentre ti alleni e mentre scegli l'alimentazione giusta, poi si ripercuote sulla vita quotidiana, perché come siamo disciplinati nelle piccole cose, lo siamo in quelle grandi. Quindi come siamo disciplinati nell'allenarci tutti i giorni, o tre o quattro volte a settimana, come siamo disciplinati a scegliere sempre le cose migliori, siamo disciplinati anche a fare il resto. Ricordati questa cosa, è molto importante. Quindi sei malata, come rispondere a questa frase? Guarda, io non mi sento per niente malata, anzi mi sento veramente piena di energie. Faccio le scelte diverse dalle tue, cosa ti devo dire? Se a te non vanno bene, continua a fare come hai sempre fatto, io sto bene così. Finisci. Questa è proprio la frase classica che bisogna, cioè sei malata oppure non gli rispondi per niente, fai il sorrisetto di circostanza e vai via. Poi andiamo a vedere l'altra frase, sei sempre a dieta, vivi un po'. Come devi rispondere a questa frase? Perché le persone che ti dicono sei sempre a dieta, vivi un po', vuol dire che, cioè cosa vuol dire vivere? Vuol dire sfasciarsi tutti i weekend? Vuol dire ubriacarsi? Vuol dire mangiare male e prendere le pastiglie della pressione a 50 anni? Vuol dire appena ti alzi dal letto già hai tutte le ossa che scricchiolano? Cioè cosa vuol dire vivi un po'? A questa frase io risponderei in questo modo. Io me la sto godendo. In che senso vivi un po'? Perché io mi sento bene, mi sento piena di energie, pieno di energie. In che senso vivi un po'? E magari la persona ti può dire, ah beh, sei sempre a dieta, pensi soltanto ad allenarti, ma no, faccio quello che mi serve per sentirmi così. Finish! Quando tu dici a un'altra persona che stai bene, che ti senti bene, ti senti piena di energia, l'altra persona è difficile che ti che ti possa rispondere in maniera adeguata, perché comunque sei te che sai come stai, quindi l'altra persona non ti può dire stai male, ti vede? Sei te che lo sai come stai, no? E quindi non c'è proprio, non c'è l'opzione di risposta alla risposta che diamo a questa domanda, ecco. Poi andiamo a vedere un'altra domanda. Tanto sei già magra o magro, perché ti alleni così tanto? La risposta potrebbe essere anche detta al contrario, cioè sono così magro o così magra proprio perché mi alleno così tanto, o comunque mi alleno così tanto perché mi fa stare bene, ma non vederla soltanto sotto il lato del fisico. E magari la persona ti dirà, ma in che senso? Perché mi sento più energica tutto il giorno, perché riesco a fare tante cose magari in casa, riesco a stare dietro meglio ai figli, riesco a godermi di più tutto quello che ho. Mi alleno così tanto perché mi scarica dalle tensioni, mi alleno così tanto perché mi fa stare bene. Finish. Quella è la risposta. In realtà non ci dovremmo nemmeno giustificare, però ti sto dando soltanto magari un consiglio per cosa fare, per capire che in realtà è proprio quella sbagliata o quello sbagliato, mica sei te, eh? Non c'è nessuno di sbagliato o di sbagliato. La persona diventa sbagliata quando giudica un'altra persona. E noi siamo nel mondo dei giudici, no? E quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo imparare prima di tutto a difenderci. Seconda cosa, dobbiamo capire che se ti alleni, se mangi bene, se ci tieni alla salute, cioè non sei te quella sbagliata o quello sbagliato. Quindi pensa a nutrire il tuo ego, tra virgolette. Pensa a stare bene te. Quando stai bene te, ti senti inscalfibile. Le persone ti possono dire quello che vogliono, a te non te ne frega niente. Se invece ci rimani male, vuol dire che ancora non l'hai superato, vuol dire che ancora non hai creato quella corazza che ti serve per affrontare le persone che sono così giudicanti. Poi, pensi solo al fisico. Pensi solo al fisico. La risposta è, guarda, sicuramente
Sicuramente il fisico è una, lo star bene, vedermi bello o bella, è una delle mie priorità. Però stai tranquillo, o stai tranquilla, che non è che penso soltanto quello. Nella mia vita non c'è soltanto l'allenamento, ed è giusto così, infatti, non ci deve essere soltanto l'allenamento. Però pensi solo al fisico? La risposta è: hai ragione, è una delle mie priorità, ma non è l'unica. Quale altra è la tua priorità? Cosa ti può rispondere la persona? Perché quali altre priorità hai? Ho anche gli amici, le amiche, ho la famiglia, ho il lavoro, o non lo so. È una mia passione, ecco, penso, no, è una delle mie passioni, certo che ci penso. Non è l'unica, non è la priorità della mia vita, però sì, è una delle mie priorità perché è una mia grande passione. Ecco la risposta, finish. Cioè, ti sto dando le risposte in modo tale che l'altra persona non abbia più niente da dire. E sempre per farti capire che quella sbagliata o quello sbagliato non sei te. Poi, chi pensi di essere? Ah, questa è più bella. Chi pensi di essere? Perché magari, come ti dicevo prima, quando comunque raggiungi un certo status fisico, comunque ti senti anche in un certo modo, molto spesso le persone ti guardano, sono tra virgolette invidiose, quelle che non sono, diciamo, come te, no? Quelle che vorrebbero raggiungere dei risultati, ma non si mettono proprio di impegno per raggiungerli. Quindi chi ti pensi di essere? Ricordati che quando una persona non riesce a avere i tuoi risultati, cerca di tirarti giù. Quando una persona non riesce a essere come te, cerca di screditarti. Ok? Quindi chi pensi di essere? Non penso di essere nessuno. Perché? Perché ti atteggi come quello che ha il fisico, quello che è. Ok, io mi sento normale, se ho il fisico sono contento di averlo, anzi grazie del complimento e prenditi via, finish. Cioè non c'è neanche da parlare con una persona così, chi ti pensi di essere? Nessuno, ma grazie del complimento, perché vuol dire che il tuo atteggiamento, ricordi che l'atteggiamento rispecchia quello che senti di te stessa o di te stesso. Quindi se ti senti in quel modo, se vai via a testa alta, vuol dire che quello che stai facendo va benissimo. Vuol dire che il tuo ego c'è, sta crescendo, è lì. E quindi non ti scalpisce niente. Quindi qua io quasi questa frase la prenderei come un complimento. Chi ti pensi di essere? Il problema succede quando chi ci dice queste frasi sono veramente persone che noi, a cui noi teniamo, no? In realtà le vere persone, le persone che ci vogliono veramente bene, queste frasi non ce le dicono neanche. Se ce le dicono basta una volta e poi capiscono che in realtà non devono più farlo. Però molto spesso ce le sentiamo dire da persone che vorrebbero essere come noi, ma non ci riescono. E la più bella, la più bella, tanto devi morire anche te. Questa non vuol dire, io una frase così non gli risponderei nemmeno. Tanto devi morire anche te. Che cosa vuol dire? Quindi vuol dire che allora tanto vale che mi drogo, tanto vale che non lo so, mi sfondo tutte le sere di alcol, tanto vale che mi chiappo la pastina per la pressione, tanto vale che mi chiappo la pastina per la tiroide perché l'ho sballata, tanto vale che non lo so, mi spezzo una gamba. Cosa vuol dire tanto devi morire anche te? È normale che se poi ti vengono fuori certe malattie, sperando, facciamo le corna. È normale che poi ti devi andare a curare, ma quello che devi fare è cercare di tenerti più in salute possibile, no? Quindi tanto devi morire anche te. Ok, dobbiamo morire tutti un giorno, ma perché non vivere una vita sana? Goderci la vita, cioè goderci anche i momenti di relax, di svago, come tutti, ma se io voglio vivere una vita sana, se io mi sento più in forma quando mi alleno, se io mi sento bene quando mangio bene, tanto devi morire anche te non ha senso. Tanto devi morire anche te? Ecco la risposta, questa. Questa è la risposta che devi dare a una persona che dice così. Finish. Cioè perché proprio non è neanche la risposta. Ok? Quindi, tornando al concetto principale, ho voluto fare questo video. Se lo stai guardando è perché anche te ti sei sentita giudicata o giudicato. Cerca di nutrire il tuo ego, cerca di nutrire la tua autostima stando con persone che tengono al fisico, che tengono alla salute, che tengono al mangiar bene, che tengono ai tuoi stessi principi. Stai con persone come te.
Perché, come ti dicevo, ci sono persone fatte in un modo e ci sono persone fatte in un altro modo. Le persone non le cambi. Le persone non le cambi, le accetti, ma non le cambi. Ok? Quindi, se la persona ti dice così, rispondi così come ti ho insegnato, oppure prendi, vai via, ma assolutamente non te la devi prendere. Perché quella persona, non è anche da dire, ah, quello è invidioso, no. Quella persona non ha i tuoi stessi principi, la rispettiamo, ci sentiamo giudicati, ok, non prenderla sul personale, perché quella persona sta soltanto dicendo a se stessa che non riesce a avere o a fare quello che fai te. Finish. Quando incominci a pensarla così, stai tranquillo che tu, o tranquilla, che tutte queste frasi non ti scalfiranno più, e anzi, la cosa bella è che ti sentirai onorata, ti sentirai gasata ancora di più quando certa gente ti dice certe cose, perché stai veramente avendo la prova che quello che fai ti differenzia da questa gente. Spero che il video ti sia piaciuto, lasciami nei commenti, dimmi nei commenti se ti è piaciuto, e dimmi nei commenti se anche tu hai ricevuto a volte queste frasi, queste, diciamo, questi giudizi da parte della gente, e condividi il video se pensi che delle persone ne possano beneficiare. Seguimi su YouTube, seguimi anche su Instagram, così vedi anche tutto quello che faccio. Ti aspetto nei miei allenamenti, ti lascio il link qui sotto per allenarti con me. Con me troverai un gruppo di persone esattamente come noi, sempre sul pezzo, pronte non a giudicarti, ma a sostenerti in tutti, anche nei momenti, diciamo, dove siamo un po' più in down, chiamiamoli così, perché è proprio il gruppo che dà la forza e ci spinge sempre ad andare avanti. Quindi questo è quanto. Ti aspetto in squadra e ci vediamo nel prossimo video.